Dunque, i tre punti principali sono un po' quelli che riassumono la nostra filosofia e che danno il nome al nostro progetto, si chiama Vigliano 2.0. Il primo punto del nostro programma elettorale è relativo all'ascolto e alla presenza sul territorio. Ci chiamiamo Vigliano 2.0 perché vogliamo dare una svolta nel modo di intendere proprio la politica amministrativa e il rapporto tra cittadini e istituzioni. Fondamentalmente proprio attraverso l'ascolto, e ascolto inteso in termini tradizionali e quindi presenza costante di sindaco e assessori sul territorio e negli uffici comunali, anche attraverso sportelli di ascolto gestiti direttamente da sindaco e amministratori e assessori, sportelli tematici, potrebbero essere relativi al sociale, all'ambiente, alla scuola, bullismo, cyberbullismo, e sportelli appunto gestiti da amministratori che permettano di avere un contatto diretto con i cittadini, contatto che a nostro avviso in questi 5 anni è mancato profondamente da parte dell'amministrazione uscente. Contatto diretto attuabile anche attraverso le nuove tecnologie, ci chiamiamo 2.0 proprio perché vogliamo rivolgerci anche ai giovani, ai giovanissimi, in modo che attraverso le nuove tecnologie il contatto diretto fra cittadini e amministratori possa essere implementato. Nuove tecnologie che possono essere canali social, pagina Facebook social del Comune di Vigliano, sito internet, una app del Comune di Vigliano. Ormai le app delle amministrazioni comunali sono una realtà in tantissimi comuni d'Italia, a Vigliano ancora no, quindi vogliamo implementare un'app che permetta ai cittadini un contatto diretto con gli amministratori, segnalare problemi anche attraverso il caricamento di fotografie di eventuali disservizi o problemi di manutenzione, oppure un'app che permetta anche di prenotare, di ritirare certificati, effettuare pagamenti, fornire notizie, allerte ai cittadini, quindi appunto l'utilizzo di un'app che permetta un contatto diretto, un numero WhatsApp dedicato in modo che i cittadini possano direttamente comunicare e segnalare con gli amministratori, totem digitali in alcune zone del paese, in modo che anche per i commercianti possa esserci una possibilità di contatto e di promozione per avere appunto questo legame diretto con i cittadini, il tutto naturalmente attraverso corsi di formazione, momenti di formazione che permettano di spiegare anche a chi non è abituato a utilizzare social o app di utilizzare questi nuovi strumenti per il contatto diretto. La conseguenza del contatto diretto è la cura del territorio. Noi vogliamo una manutenzione costante, capillare, di parchi, giardini, aree verdi, marciapiedi, sedime stradale e soprattutto corsi d'acqua, perché in questi anni abbiamo notato una manutenzione carente e eseguita soprattutto a carattere di rattoppo e soltanto nei mesi di campagna elettorale. Terzo punto fondamentale, ambiente, ecologia. Abbiamo il problema della raccolta differenziata, della raccolta rifiuti che sta diventando una delle questioni scottanti nel biellese. La raccolta puntuale a nostro avviso non porterà i benefici che sono stati promessi se non si implementano sistemi paralleli di servizio per i cittadini, come possono essere isole ecologiche che permettano di ridurre il numero dei passaggi, perché purtroppo se vogliamo diminuire i costi e rendere un servizio migliore, l'unico modo è quello di diminuire il numero dei passaggi. Quindi noi vogliamo creare delle isole ecologiche in cui i cittadini possano conferire anche direttamente una parte dei rifiuti, installare sul territorio di Vigliano degli ecocompattatori, di modo che la plastica possa essere appunto raccolta e conferita direttamente dai cittadini e che possa fornire anche una sorta di buono sconto spendibile nell'attività di Vigliano, e quindi rendere il comune plastic free e anche fornire un indotto per i commercianti di Vigliano. Questi sono i tre punti fondamentali del nostro programma. Dunque, il problema del consorziare i servizi, di associare i servizi con altri comuni è assolutamente attuale
in un contesto storico, economico, nazionale in cui i trasferimenti dello Stato sono sempre inferiori, le possibilità di assunzioni sono ridotte al minimo, pressoché allo zero, quindi è assolutamente attuale la necessità di consorziarci con altri comuni. Purtroppo in questi 5 anni l'amministrazione di Vigliano ha mantenuto una duplice linea che secondo me non è stata assolutamente vincente. Noi abbiamo consorziato dei servizi con il comune di Candelo e purtroppo è stata fallimentare ed è stato smantellato dopo pochissimo. Parallelamente abbiamo mantenuto l'Unione dei Comuni Montani, quindi Vigliano fa parte dell'Unione dei Comuni Montani, che purtroppo ha un territorio vastissimo che arriva oggi fino a Val di Lana. Quindi secondo me l'idea di portare avanti una duplicità di consorzio da una parte con Candelo, dall'altra con l'Unione dei Comuni Montani è stata dispersiva e non ha prodotto i risultati attesi, anche perché l'Unione dei Comuni Montani è un contenitore preziosissimo che purtroppo per quanto concerne Vigliano ha avuto pochissimi contenuti. Io credo che consorziarci con i comuni sia una soluzione assolutamente vincente se c'è omogeneità territoriale, contiguità territoriale, altrimenti diventa davvero un consorzio di servizi dispersivo che porta a poco. Io sono favorevolissimo, l'ho detto in tutti questi anni di mandato, sono favorevolissimo a fare un ragionamento con i comuni limitrofi con i quali appunto c'è omogeneità, contiguità territoriale. Faccio riferimento, potrebbe essere Candelo, ma anche Valdengo, Ronco. Sono molto meno convinto della possibilità di fare grandi consorzi con numerosi comuni, perché alla fine si rischia di disperdere quello che è la necessità, perché il consorzio di servizi serve nel momento in cui abbiamo pochi dipendenti all'interno di un settore oppure abbiamo una carenza di competenze all'interno di un settore, quindi ci si consorzia mettendo in comune i dipendenti delle varie realtà. Però questo può essere fatto appunto soltanto se c'è una omogeneità di interessi e necessariamente una omogeneità territoriale, altrimenti si rischia veramente di avere un contenitore importantissimo privo di contenuti. Dunque, purtroppo il calo demografico è diventata un'emergenza allarmante. Vigliano ha risentito particolarmente di questo fenomeno. Ho visto uno studio recente pubblicato sui giornali locali che appunto vedeva Vigliano tra le situazioni peggiori del biellese. Nell'arco di un quinquennio noi abbiamo perso in media 66 abitanti all'anno. Purtroppo non è soltanto un fenomeno dovuto al rapporto tra nascita e morte. È questione anche di appetibilità del territorio, nel senso io sono, mi considero giovane, vivo a Vigliano da sempre e ho intenzione di rimanere a Vigliano. Il problema è che molte giovani coppie decidono di trasferirsi, di andare via da Vigliano o non ritengono Vigliano un paese abbastanza appetibile per trasferirsi. Il problema è fondamentalmente legato ai servizi, nel senso che una giovane coppia, faccio riferimento alle giovani coppie perché è la fascia d'età in cui è più frequente il fatto di trasferirsi. Quindi fondamentalmente una giovane coppia decide di venire a abitare a Vigliano perché i servizi sono di qualità, perché il paese offre un certo tipo di eventi per i giovani, perché per i bambini c'è una serie di possibilità di attrattive che Vigliano, ahimè, non ha. Ha perso in questi anni, è diventato un paese, il classico paese dormitorio di provincia. Ecco, io credo che un'amministrazione lungimirante debba per forza tenere conto di questo problema, di questa emergenza, attraverso delle politiche messe in atto anche ovviamente con degli impegni di spesa, questo è scontato. Quindi noi vogliamo sicuramente offrire alle giovani coppie che decidono di trasferirsi a Vigliano o che si formano a Vigliano, perché è giusto ovviamente tenere conto principalmente dei viglianesi che decidono di rimanere a Vigliano, dei contributi in termini di servizi che potrebbero essere rimborsi della tariffa rifiuti o agevolazioni per la retta dell'asilo nido, che sono ovviamente i servizi che una famiglia sente, percepisce come più vicini dal punto di vista economico.
Parallelamente vogliamo dare dei servizi di qualità maggiore, ad esempio l'asilo nido con orari e giorni di apertura più ampi rispetto a quelli attuali, un servizio di centro estivo potenziato che permetta alle famiglie di non abbandonare, di non lasciare i figli da soli durante il periodo estivo, e anche un circuito di libri usati per le scuole medie che permettano appunto alle giovani coppie e alle coppie di avere un aiuto, un sostegno economico in una di quelle che è tra le spese più rilevanti, come quella dell'istruzione dei figli alle scuole medie. Quindi sicuramente noi vogliamo offrire un pacchetto di servizi e di agevolazioni economiche che permettano appunto almeno di provarci a contrastare questo fenomeno, che sicuramente è nazionale ma che necessita di politiche adeguate per essere contrastato. Ecco, noi vogliamo creare, rendere Vigliano un paese a misura di giovane proprio grazie anche a una serie di eventi che appunto avvicinino i giovani e permettano appunto ai giovani di condurre una vita di intrattenimento sul territorio di Vigliano senza aver bisogno di spostarsi. Il ruolo della Pro Loco è assolutamente fondamentale, ma è altrettanto fondamentale il ruolo dell'amministrazione che possa fare da collante fra le varie associazioni, nel senso la Pro Loco fa un lavoro egregio da molti anni. La Pro Loco deve essere però il contenitore all'interno del quale si muovono tutte le associazioni del paese. Purtroppo non è pensabile, ahimè, come ha fatto l'amministrazione di Vigliano in questi 5 anni, abbandonare a se stesse le associazioni, lasciando che tutte le iniziative provengano sempre dalle varie associazioni. Ci vuole un ruolo di collante, di coordinamento, che deve essere fatto necessariamente dall'amministrazione comunale, dall'assessorato alla cultura, al turismo, alle manifestazioni. Soltanto con il ruolo di collante dell'amministrazione è possibile creare un calendario di eventi fatto in collaborazione naturalmente con la Pro Loco e tutte le varie associazioni, ma è imprescindibile il ruolo di collante che deve avere l'amministrazione, per anche solo per problemi pratici come quella della sovrapposizione delle date degli eventi. Questo soltanto l'amministrazione comunale può intervenire in un ragionamento più ampio con le varie associazioni. Noi abbiamo delle feste storiche come la festa di San Michele che lei ha citato, deve essere potenziata, perché la festa di San Michele purtroppo negli anni ha perso molto di appeal, di attrattiva, deve essere potenziato sempre, ripeto, grazie al ruolo dell'amministrazione comunale. Noi dobbiamo permettere ai commercianti di partecipare a questa festa con meno burocrazia, con meno spese, proprio per attirare anche i commercianti alla partecipazione di questa festa. Dobbiamo, a mio avviso, ripristinare delle tradizioni come quelle dei fuochi d'artificio, che erano una grande attrattiva per i cittadini di tutto il Biellese. È stata eliminata per varie ragioni, mi rendo conto che non è così semplice ripristinarlo, però io credo che siano quelle tradizioni viglianesi che debbano essere ripristinate, e come ho detto è solo l'amministrazione comunale che può agevolare le varie realtà commerciali e associazionistiche a una collaborazione per migliorare sia le feste che già ci sono, sia anche di crearne di nuove. Faccio riferimento a quelle che potrebbero essere street food, collegamento con i vari birrifici locali. Noi vorremmo ripristinare il torneo delle frazioni, che era un torneo di calcio storico che potrebbe anche riprendere le tradizioni delle varie frazioni di Vigliano. Tutto questo in collaborazione con le varie associazioni, con la Pro Loco che sicuramente deve essere il contenitore, ma ripeto, senza il ruolo trainante dell'amministrazione tutto questo tende a perdersi. Ma dunque, gli edifici che lei ha citato, la Malpenga e lo stabile di Viale Capei, sono privati, quindi sono la Malpenga è una dimora storica di un proprietario che per gentile concessione a volte mette a disposizione la sua villa per questa dimora storica per creare degli eventi. Quindi noi, per quanto concerne le dimore storiche come la Malpenga e Villa Era,
siamo disponibilissimi in quanto amministrazione a creare una rete di eventi turistici, magari anche con un occhio rivolto verso i comuni limitrofi, naturalmente ragionando con i vari proprietari di queste dimore storiche, perché naturalmente non sono di proprietà del comune, quindi dobbiamo sicuramente fare un ragionamento, come ho detto, con le associazioni, con i proprietari delle dimore storiche, per creare una rete territoriale che valorizzi il nostro territorio. Su questo siamo assolutamente convinti. L'edificio che ha ospitato la Proloco fino a poco tempo fa è un edificio commerciale di una società che non opera nemmeno sul territorio biellese. Naturalmente questa società agisce sulla base di linee commerciali che non competono l'amministrazione di Vigliano. Purtroppo il problema della sede precaria della Proloco è noto da almeno 3-4 anni a Vigliano. L'amministrazione comunale non ha cercato alternative in questi anni, salvo poi ovviamente in campagna elettorale sbandierare il fatto che era necessaria una sede definitiva per la Proloco e per le associazioni viglianesi. Il comune di Vigliano ha impegnato 5.000 euro per lo studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo salone polivalente. Io credo che a oggi sia una follia pensare di realizzare un nuovo salone polivalente quando abbiamo tantissime strutture vuote e dismesse che potrebbero servire proprio per dare una sede dignitosa e definitiva non solo alla Proloco ma a tutte le associazioni di Vigliano che vogliono farne uso, perché no, anche ai cittadini se volessero avere una necessità. Quindi noi vogliamo, insieme naturalmente in concertazione con le varie associazioni e con la Proloco, trovare questa sede definitiva. Io ho già visitato le varie associazioni, abbiamo già anche identificato alcune sedi che potrebbero essere perfette per essere utilizzate, con la funzione di salone polivalente a disposizione di tutte le associazioni del territorio. Assolutamente no alla realizzazione di un nuovo salone polivalente ex novo oggi, che potrebbe essere realizzato soltanto attraverso la partecipazione di bandi regionali europei e non certo con risorse proprie del comune di Vigliano. Quindi noi siamo dell'idea che questa sia una strada assolutamente da percorrere, ma andando a cercare una struttura tra quelle dismesse che sono presenti sul territorio. È una linea che stiamo già cercando di portare avanti in questo periodo di confronto con le associazioni.